Presidente, ringrazio anche il sottosegretario Agea per l'interesse e l'attenzione che ci stanno mettendo su questa problematica della Brexit, che vede in difficoltà tutte le nostre aziende del settore agroalimentare, che è un settore trainante della nostra economia. E sono certa che grazie all'impegno che il Ministero ci sta mettendo, riusciremo ad arrivare alla fine di questo periodo di transizione preparati, perché questo è l'aspetto più importante. Vedo che non si sta perdendo tempo e questo è un altro aspetto importante perché arrivare a questa scadenza di fine anno senza un progetto e senza le tutele adeguate potrebbero mettere in ginocchio ancora di più questo settore, quale quello dell'agroalimentare e quello agricolo del nostro paese, che oggi è già in difficoltà per una concorrenza sleale che ci sta arrivando dal Nord Africa e che ha fatto registrare un'ulteriore caduta del 4% nel 2019. Questo è un dato che insomma non dobbiamo trascurare anche in quelle che sono le relazioni e gli accordi che l'Unione Europea fa con i paesi terzi. Dobbiamo cercare di tutelare un po' di più le nostre aziende. Importante è anche l'intervento non solo sull'aspetto commerciale, ma anche sull'aspetto della sicurezza. Come capogruppo nel Comitato Schengen abbiamo recentemente avuto la possibilità di audire due importanti funzionari di Europol che ci hanno sottolineato quanto grave possa essere la Brexit qualora non ci siano scambi di informazioni sulle tematiche del terrorismo, dell'antidroga e della criminalità organizzata. Infatti questi tre aspetti sono fondamentali per avere un'Europa più sicura. Un'Europa più sicura che tra l'altro è uno dei punti importanti messi nell'agenda anche della nuova presidenza croata. Quindi mi auguro che si continui a lavorare sempre meglio in accordo per un accordo di partenariato con il Regno Unito che effettivamente vada a tutelare tutti i cittadini dell'Unione Europea, ma anche dello stesso Regno Unito. Grazie.